l'economia globale rimane abbastanza solida, grazie soprattutto agli stimoli fiscali avviati dall'amministrazione Trump a cavallo, diciamo fine 2017, inizio 2018. Anche la Cina, le autorità stanno stimolando, diciamo, un po' stop and go l'economia per raggiungere il loro target di crescita, quindi overall le due grandi aree tengono in termini di crescita. L'Unione Europea, più che altro l'IMU, l'area dell'euro, ha rallentato in Q1, anche l'Italia ha rallentato in Q1, ci sono varie ragioni che sono descritte nel rapporto, noi riteniamo sia, diciamo, semplicemente un abbassamento verso la crescita potenziale. Ci sono vari rischi andando avanti, guerra commerciale, aumento dei tassi reali americani, rischio politico italiano, sono tutti discussi estesamente nel rapporto.